Buongiorno ragazzi, eccoci qui per un nuovo video. Oggi cosa faremo? Correggeremo sui risultati ottenuti fino a oggi su Gaggi la intensity interval training. Siamo qui con Mattia, che avete già visto nel precedente video. Abbiamo visto che il livello di stress di Gaggi, grazie al calcolo dell'HRV o HRV, chiamatelo come volete, è abbastanza alterato, definiamolo così. Quindi gli allenamenti di Gaggi fatti fino ad ora, adesso lui si sta preparando per una gara, più la intensity interval training, comunque abbiamo notato che lo sta stressando molto. Lui stesso si è sentito un po' affaticato e quindi adesso andiamo a riparare la intensity interval training con degli esercizi che ci aiutano sì a incrementare il battito durante l'esecuzione di questo protocollo, ma non vanno a caricare in modo eccessivo le articolazioni di Gaggi, quindi cercheremo di andare a preservare. Magari introdurremo anche degli esercizi con gli arti inferiori, che nonostante Gaggi non utilizza nel calisthenics, però ci possono aiutare a migliorare e a raggiungere la frequenza da noi desiderata. In questo caso, come potete vedere nel primo video, cuore calisthenics, Gaggi durante un set di 45 secondi di calisthenics oscilla tra i 150 e i 160 battiti. Quindi parlavamo con Mattia di cercare di tenere una frequenza cardiaca leggermente sopra ma costante durante il tempo di lavoro. Mattia, cosa pensi di apportare come modifiche a questo intensity interval training? Allora, pensavo di avvicinarci molto alla gara, ma ho comunque spiegato che le gare vengono fatte in 45 secondi con 50 di recupero. Esattamente. Fare 13 set in, diciamo, questa modalità. E vedremo nel tempo se nei 50 secondi quando scende il battito, e l'obiettivo nostro cosa sarà? Tenere quel tipo di lavoro e ridurre il recupero. Questo perché? Per migliorare il tutto e renderlo più in più performante. Quindi nel tempo andremo a fare questo, il tutto monitorato per capire se è la direzione giusta o se c'è da modificare qualcosa. Esattamente, per fare questo ci avvarremo come al solito della nostra cintura cardio per monitorare i battiti grazie all'app Polar che stiamo utilizzando in questo percorso. Ovviamente, come vi stiamo riportando tutti i risultati ottenuti, quando vediamo che il livello di stress è troppo alto o gli esercizi sono troppo intensi, andiamo ad apportare modifiche. Quindi è per questo che stiamo continuando a modificare. Non è affatto semplice decidere la giusta intensità e il giusto lavoro, siccome è tutto un mondo nuovo ed esplorabile, e quindi vi stiamo portando con noi in questo nostro viaggio. Andiamo a vedere. Allora Mattia, dicevamo, sono 13 set. Un totale di tempo di 20 minuti, abbiamo appena fatto il conto, 20 minuti e... Più o meno saranno totale 20 minuti di lavoro e 35 secondi. Bene, come li dividiamo gli esercizi? Quindi ogni esercizio avrà 45 secondi di lavoro. Possiamo iniziare con i nostri burpees. Benissimo, ok. Poi abbiamo pausa 50 secondi. Poi abbiamo i roll up. Sempre, vedete ragazzi, 45 secondi. Ecco qui ragazzi, abbiamo preparato questo High Intensity Interval Training, abbiamo 45 secondi di lavoro, 50 secondi di pausa, burpees, roll up, air squat, gradino, jumping jacks e thruster dumbbell. Andiamo a vedere. Ovviamente Mattia, se c'è qualcosa da modificare lo faremo nel mentre. Cosa dobbiamo andare a vedere? Che Gaggi manterrà sempre i battiti nella zona che ci siamo prefissati. Sopra i 150, quindi il nostro obiettivo sarà tenere sopra i 150 il numero più costante possibile nei 45 secondi di lavoro, e nei 50 ci aspettiamo che il battito scende come succede in gara, e poi sarà quando riguardiamo, questo è quello che ci aspettiamo. Bene, tutto pronto, siamo sui 70-75 battiti con Gaggi. Gaggi, sei pronto? Sì, dai. 3, 2, 1, via! No, va bene così. Siamo partiti con i burpees, siamo a 107, ovviamente dobbiamo andare anche il tempo di misurazione all'app. Sono
stiamo salendo, 130, 146, 150, 156, ottimo. Vedete, tempo di recupero. Stop, abbiamo 50 secondi di recupero. Stiamo tenendo anche il battito, vediamo cosa succede nei 50 secondi. Eccolo lì, intanto il tempo di recupero, mancano 14 secondi, abbiamo il roll up. Siamo ancora sui 143 battiti. E siamo partiti. Poi roll up. Quindi stiamo verificando se siamo nella soglia desiderata con quegli esercizi. Burpees ok, roll up ok, come abbiamo visto nei precedenti. Vediamo come sta andando. Mancano ancora 15 secondi di recupero. Siamo a 142. E ora il gradino, vedete, quindi sali e scendi, in questo caso dalla nostra panca piana, stiamo sempre verificando che sia nella nostra zona di lavoro, vedete, ok, sta salendo, vai, 20 secondi. Ok, ottimo. Ci siamo. Vai, 14, 10, 10. Stop. E stop. E ora jumping jacks. Ecco qui, vedete. Aumenta un pochino, aumenta. Ok. Se riesci a aumentare leggermente il ritmo perché sono fermi i battiti. Rallenta un pochino ma la mantieni sempre il ritmo. Stiamo finendo il secondo giro di burpees. Ragazzi, com'è andata dopo questo primo giro di test? È stato abbastanza tosto, l'ho sentito. Allora andiamo ad apportare qualche... Allora Mattia, facciamo così, lo modifichiamo, giusto? Quindi abbiamo visto che tutti gli esercizi erano ok per quanto riguarda la frequenza cardiaca, siamo arrivati tutti a raggiungere un 150-160 battiti, però ci siamo resi conto che l'intensità era troppo esagerata, quindi abbiamo introdotto 120 secondi alla fine del giro. Quindi, cosa facciamo inoltre? Gaggi ci ha detto che l'air squat, ovviamente lui non allena mai le gambe, lo andava ad alterare parecchio, quindi l'ha mandato parecchio in sofferenza. Andiamo a toglierlo. Quindi via l'air squat e via il jumping jacks. Lo eliminiamo e andiamo a tenere questi esercizi, quindi burpees, roll up, il gradino che avete visto e il thruster dumbbell. Quindi alla fine del giro facciamo 120 secondi. Ovviamente, come parlavamo con Mattia, le soluzioni sono diverse qui. Ad esempio potremmo far fare due giri di fila e poi riposare 120 secondi, oppure possiamo fare un giro 120 secondi di pausa in modo tale da sfruttare al massimo l'intensità di lavoro, perché il nostro fine è che Gaggi compia ogni giro a un'intensità adeguata, quindi 150-160 battiti, altrimenti sarebbe alterato. Quindi Mattia, cosa facciamo? Andiamo a dare un piano definitivo, quindi non ci sono più i 13 set ipotizzati, quindi questi li cancelliamo perché il tentativo iniziale era quello di fare un 20 minuti di lavoro. Abbiamo visto che il carico è troppo elevato, lo andiamo a modificare in questo senso. Faremo, come vi avevamo detto precedentemente, un giro
quindi 45-50, 45-50 di riposo, 45-50 di riposo, poi riposiamo 120 secondi, che sono 2 minuti, dopodiché lo rifacciamo per 3 volte. Diciamo che è un compromesso ideale. Poi nel caso lo andremo a modificare nuovamente, vedremo il feedback che ci dà Gaggi. Questa volta Gaggi si è sentito un po' affaticato, come dicevamo, siccome sta aumentando l'intensità degli allenamenti in vista della gara, un periodo un po' particolare. Andremo a ritestare con Mattia tra qualche settimana cosa avviene con Gaggi. Se questo video vi è piaciuto mettete il tasto like, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Simone. Ciao Mattia. Ciao ciao. E Gaggi.